知らん。OK。Pronti quindi alla finalissima del torneo ufficiale di Killzone 3. Inviterei il pubblico per una volta a seguirmi in un grandissimo applauso per questi due team che sono arrivati allo scontro finale e ovviamente tra di loro verrà eletto il campione italiano ufficiale Sony di questo fantastico videogioco. Evidente che la tensione sia tanta, la mappa è giga ghiacciata. E che dire, vinca il migliore, vinca lo sport, vinca lo spawn. Lo spawn è un altro qua. Vabbè, sono scelto da LNA. Ok, prima modalità assassination, quindi si confrontano in quella che è la modalità più veloce, credo, delle tre proposte. E i primi ad attaccare saranno gli Ige, se non sbaglio, no? Difendono? Difendono gli Ige. E ovviamente inquadrato abbiamo sempre il nostro tempo, che è il vero vinto di questo torneo ormai. E c'è subito sopra il frag. Occhio però, fermo, per parlare in questo momento, però riescono difendere un pochettino ancora il loro bersaglio Ige, che non è stato ancora colpito e però invece viene eliminato questo momento. Primo frag per LNA, scusate, primo round. E finalmente sentiamo quindi un po' di voce del pubblico che trascinerà noi e i giocatori questa partitissima, il cui secondo round è un cerchio di distruggi. Cerchio di distruggi, e credo che in questo caso stiamo difendendo l'Igela. Ecco, viene ucciso. Tre minuti e 27 alla fine della partita, devono difendere il primo punto. Fefo qua, no? Continua la paraonda del pubblico, ogni volta che Fefo muore, ovviamente questo magari sarà difficile da masticare. Non... Ancora quindi in difesa, però il team Ige sta reggendo. Ecco Fefo che ha cambiato arma, bel headshot da parte sua. Ole! Per imparcare un po'. Ha cambiato l'avversario. Ancora la bomba non è stata mai piazzata, quindi per ora la difesa dell'Ige sembra buona, poco penetrabile. 2 minuti e 14 alla fine del round, quindi 2 minuti e 14 per le speranze dei LMU. Fefo si sta riprendendo, Ora, assisti. Stando molto forte, il primo della sua squadra, 785 punti. Però vedi, posiziona. E infatti ci ha passato, poi ha capito che non è stato. Ha capito che è stato il alla fine, ancora nessun tentativo da termine da parte dell'Army. Un minuto e 13 alla fine del round, e questo è il tempo che rimane a LNA.
questo momento proprio viene fraccato. Attenzione però, è un colpo di mortaio di una certa potenza. Veramente in maniera ottimale vicino ai due punti bomba che non riescono a proprio a metterci dentro. Sono riuscito a attaccare il secondo affetto che però muore. Passa il secondo livello di score nel suo team. Però la difesa ha retto, la difesa ha retto bene, nonostante il frago non frag. Siamo molto vicini alla vittoria di questo round da parte del Luigi, sarebbe il primo di questa partita. Sei secondi, ora non si può più piazzare, quindi round vinto Luigi. Come ha fatto la mappa mi sembra molto facile per tutti voi. Abbiamo capito che la situazione è pubblico contro Fefo e Fefo contro pubblico. Deve resistere alla pressione psicologica e vedere di tirare fuori la sua skill. Anche qua l'ultra di Fefo. Eccolo che comincia l'assassino, va ucciso, va eliminato uno dei componenti della squadra degli LNI. Attenzione, qua Fefo si è un po' incastrato. Cerca di distruggere, quindi le due squadre si giocano tutto, diciamo, alla pari, difesa e attacco. Attenzione però, a sorpresa direi di dirigere subito andare al passaggio della bomba. 50 secondi all'esplosione del doppio ordigno piazzato. Andiamo a vedere se gli LNI riusciranno nell'intento di disinnescare almeno uno di due. Attenzione però, qua si fa attaccare Fefo, appena esce da un angolo, 23 secondi e qui l'ordigno esplode. Se dovesse succedere cosa, lì ci sarebbero insomma padroni della prima mappa e potrebbero giocare la seconda psicologicamente avanti. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, e se non si riesce a recuperare ora non ci si riesce più. Boom, si è sentito. 3-1 vince. Dopo la prima modalità dove erano stati in difficoltà, almeno su questa mappa, perché poi vogliamo aspettare dagli LNI, quindi dobbiamo essere favoriti. Partire la seconda mappa. Più
poi che succede? Che fermo con il cecchino con io, allora. Prendo la strada, mi fermo con il cecchino.